Questa mattina vorrei che si proiettasse la prima slide. No? Quella che ho detto da scrivere, grazie. Ora vorrei attirare la vostra attenzione. Come è possibile che il mondo, non la Chiesa, ma il mondo creato da Dio, quando c'è la figura umana, c'è il DNA di Dio. E oggi vi spiego quanto Dio è stato grande ancora prima di mandare Gesù come soluzione per redimere la nostra vita. Ora, credo di non fare nessuno sforzo se qualcuno di voi vuole comprendere se Francesco e Andrea sono i miei figli, basta fare la prova del DNA. È corretto? Ditemi sì o no. Ok. Ora, Dio ha messo in ogni essere umano il suo DNA e questa mattina io ve lo dimostro con la parola di Dio. Quindi l'essere umano non ha bisogno di Dio per avvicinarsi a Dio, perché il DNA di Dio è stato piantato nella nostra vita. La prima slide che voglio darvi questa mattina, e qui vorrei la vostra attenzione, passiamo alla scrittura, Luca 23. Questo è interessante perché qui io voglio che oggi comprendiamo quanto è grande la misericordia di Dio. Eccoli qua. Cosa succede? Ditemi la verità. Ma leggiamo prima questa scrittura. Uno dei malfattori appesi lo insultava. Ora tenete attenzione alla scelta che tu puoi fare per la tua vita. Dicendo, non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. Ora qui notate il valore del DNA di Dio come imperativo sulla nostra vita, perché possiamo anche cambiare il discorso eliminando il primo e usando il secondo. Ma l'altro gli rimproverava dicendo, non hai nemmeno timore di Dio? Tu che ti trovi nel medesimo supplizio. Ora, che cosa è il DNA di Dio? Ditemi voi con franchezza, il ladrone sulla croce era un credente? Era un simpatizzante? No. Ora, che cosa è il DNA di Dio in un peccatore? È il timore. Io sarò molto lento oggi perché dobbiamo ripristinare non chi saremo, ma chi siamo veramente. E non sto parlando ancora della nostra fede. Dio in un peccatore puro essendoci il DNA di Dio partì con la frase giusta: ma non hai timore di Dio. Molte persone non hanno timore delle persone e nell'apparenza dicono anche di non avere timore di Dio, ma quando sono soli il timore di Dio viene fuori. Provate a fare un'azione sbagliata. Ora, che cosa succede? Guardate un peccatore puro, come Dio lo ha onorato di risolvere i propri problemi anche all'ultimo estremo della sua vita. Quando sei piccolo, hai più voglia di andare verso il grande. Il ladrone sulla croce, perché aveva il DNA
conosce che lì davanti non è un uomo. Ma l'altro lo rimproverava dicendo: non hai nemmeno timore di Dio? Ma questo non è un credente, non è un profeta, ma aveva il DNA di Dio. Perché? Perché nel principio Dio fece l'uomo a sua immagine e a sua somiglianza. Quindi questa mattina, se sei un peccatore puro, nascosto, ben nascosto, senza che io ti parli, Dio ti ha messo in grado di avere timore di Dio. Quindi vuol dire che quando tu stai per dare un passo, lo riposizioni indietro. Perché, cari, in quel tempo dove tutti ingiuriavano e disconoscevano chi era Gesù, un peccatore puro questa mattina ci sta dando una lezione. E se sei seduto qui o sei lì nello schermo, questo è il tempo di tornare al timore di Dio. Alleluia. E se tu parti con il timore di Dio, alleluia, una sorpresa sta per venire sulla tua vita fra qualche minuto. Non fra un'ora. Quindi, riconosce che lì non c'era un peccatore. Ma l'altro lo rimproverava dicendo: non hai timore di Dio, tu che ti trovi nella medesima supplizio. Ora, il verso successivo direbbe: costui non ha fatto nulla. Ma questo è un peccatore puro o è un profeta? Signori, se io fossi stato lì, avrei imparato qualcosa da questo peccatore puro. Perché ci sono risorse che Dio ha messo in noi perché siamo alla sua immagine e alla sua somiglianza. E tu ti puoi trovare anche nel deserto più oscuro, più caldo, se solo abbi il coraggio di attingere alle risorse, il timore di Dio ti congiungerà al Creatore, alleluia. Non da morto. Vorrei attirare la vostra attenzione anche qui, che Gesù non gli dice: oggi sarai con me in paradiso, dopo morto, perché Gesù aveva detto in precedenza che chi avrebbe creduto in lui sarebbe passato dalla morte alla vita. Quindi, quest'uomo, alleluia, fa un'altra cosa interessante. Il verso successivo dice che Gesù dice: oggi stesso, quando? Oggi. E vorrei smentire, cari fratelli, cari amici che siete in diretta, che l'esaudimento di Dio ha una condizione. Fammi vedere chi sei prima, direbbe qualcuno, ma Dio non è così. Gesù non solo lo prende dalla morte e lo porta alla vita, ma dice: oggi tu sarai nel mio regno. Questo peccatore ha fatto dire cose a Gesù che non sarebbero state mai scritte se non ci fosse stato quel ladrone sulla croce. E se sei un bel ladrone questa mattina, alleluia, non sentirti umiliato. Per favore,
attingi alle risorse. Oscurati davanti a te e illuminami, illuminati davanti a Dio. Alleluia. Perché la soluzione di Dio non è legata al tempo, ma la soluzione di Dio è all'espressione del cuore. Cara sorella, questa mattina, se la solitudine ti ha vinto, ti ha conquistato e ti sta dominando, attingi alle risorse che Dio ha messo dentro di te. Caro fratello, cari amici, quindi è interessante, ora vi leggo tutta la scrittura, uno dei malfattori appeso lo insultava dicendo: non sei tu il Cristo? Nota, uno lo chiama Dio e un altro lo chiama Cristo, due peccatori. Salva te stesso e noi. Ma l'altro lo rimproverava dicendo: non hai nemmeno timore di Dio? Tu che ti trovi nel medesimo supplizio? Per noi è giusto. Guardate, quest'uomo sapeva di essere un peccatore, perché riceviamo la pena che ci meritiamo per le nostre azioni. Ma questo non ha fatto nulla di male. Lo riconosce innocente. E Gesù, di male, e diceva a Gesù: ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Signori, questo è un profeta, ma non lo sapeva. E questa mattina, così dice la parola di Dio: tu che pensi di essere nulla, stai attento, che Dio non stia facendo crescere il bambino ministeriale, alleluia. Che Dio non stia costruendo dei doni potenti che possano portare rivelazione pura, alleluia. Perché, cari, quello che Dio fa, alleluia, è perfetto. E vi dico di più: Gesù non è morto per i perfetti. Alcuni cambiano locale, spero non chiesa, perché la chiesa è una, perché non hanno ancora compreso, alleluia, che sulla nostra imperfezione sta lavorando la perfezione dello Spirito Santo, alleluia. Ed egli modellerà la tua e la mia e la vostra vita questa mattina, alleluia. Quando ero piccolo, ora sono diventato ancora più piccolo, mi sono misurato, sono calato di 4 centimetri, quindi ero piccolo e sono rimasto piccolo, povero me. Ma quando ero piccolo, alleluia, proprio perché non sapevo niente, come fare, come non fare, pregavo tutte le notti e tutti i giorni. E questo è il grido di Dio in questi tempi. Non c'è altra medicina. Se la parola di Dio non trova il tempio di Dio dentro, quella parola non può essere collocata. Perché la parola di Dio è spirito. E allora, quando ero piccolo, le mie preghiere erano veramente di poche parole, ma di tanto tempo, per rispondere a mio figlio. Mi alzavo la notte, per 7 anni, dite con me 7, mi sono alzato tutte le mattine dalle 5:30 fino alle 7:30, alle 8, perché lo Spirito Santo mi aveva detto: siccome i fratelli vanno a lavorare, la mattina presto,
crea un oasi di ristoro e per 7 anni non c'è stata una mattina che non eravamo almeno 4-5 persone. C'erano mattine che la saletta, che era una saletta di 20 metri quadrati, era piena e la gloria scendeva, cari. E vi dico di vero cuore, se voi studiate la parola di Dio, se voi fate anche digiuni, ma non pregato, non c'è congiunzione. Perché preghiera e parola, alleluia, maturano scelte buone. E le scelte buone producono sempre frutti buoni. Qualcuno dica amen, alleluia. Questa mattina sono qui a dirvi che la tua predica andrà sempre meglio, ma la tua situazione non cambierà mai. Perché quello che cambia la vita delle persone è il DNA di Dio che comincia ad uscire fuori, alleluia. E fino ad ora vi ho parlato del DNA del peccatore, ma provate a pensare il DNA di un figlio di Dio, alleluia. Che cosa può fare? Provate a dire alleluia che nel vostro sangue, nel vostro spirito, nella vostra anima, che il vostro corpo, che è il tempio di Dio, e siamo mescolati ora, alleluia. Non abbiamo più solamente l'immagine di Dio, ma ora abbiamo anche la natura di Cristo. Non so se il Signore vi sta parlando questa mattina. Le mezze non ti saziano. Amato Spirito Santo, alleluia. Fratelli, è tempo di spogliarsi del vecchio. Per favore, ascoltatemi, perché io ci sono, ma non so fino a quando. Magari il Signore mi trasferisce o mi prende. È tempo che il vecchio deve essere abbandonato, alleluia. E quindi questa preghiera ha portato un risveglio tremendo. Una mattina, Signore, se vi dico che c'era la presenza di Dio in una maniera tremenda, perché quando uno prega tutti i giorni, prega, 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 poi si innamora della parola. Infatti le mie Bibbie sono tutte invecchiate, tutte, spaginate. Poi ti porta al digiuno e poi ti porta ad evangelizzare. Una chiave che il demonio ha rubato alla Chiesa attuale, che deve essere riconquistata, è l'evangelizzazione ai perduti. Signori, se non riuscite più ad evangelizzare, il ladro è entrato in casa vostra e ha rubato. Eravamo una Chiesa di un'evangelizzazione tremenda. E quando si diceva che si pregava, ne mancavano veramente pochi. Alleluia. Noi non siamo il culto, noi siamo il tempio di Dio. C'è una bella differenza. Amen. Allora che cosa succede? Che quest'uomo questa mattina ci ha rivelato chi è veramente il Signore che stiamo servendo. E credo che nessuno di noi ha dubbio in merito, è quello giusto. Amen. Ora, un'altra scrittura che vorrei condividere con voi si trova in Luca 2, versetto 43. Noi non abbiamo solamente il timore di Dio, ma c'è qualcosa di più,
quando noi ci muoviamo, ora passiamo ad essere figli di Dio, perché questi siamo veramente, c'è qualcosa di forte. Ognuno era preso da timore, notate, non stanno pregando, non stanno predicando, non stanno facendo nulla. Il ladrone riconobbe che aveva davanti colui che doveva onorare. Non hai timore di Dio? Che cos'è il timore di Dio? Il timore di Dio è l'espressione di Dio stesso che ti dice chi sei e che cosa devi fare. Apostolo, da dove prendi questo passaggio? Dalla cena del Signore. Quando noi partecipiamo alla cena del Signore, non so se vi ricordate, la parola di Dio dice ognuno esamini se stesso e poi prenda. Quindi nel timore di Dio, Dio si fida di te e ti dice guardati prima. Non ti metto in mano del fratello o della sorella che ti guarda, guardati tu. Quindi il timore provoca, alleluia, una rivoluzione nella tua casa, nella tua famiglia, nei tuoi amici, nella tua chiamata, quando tu hai timore, che sai che non hai a che fare con la Chiesa, ma hai a che fare con il Signore della Chiesa, che è un'altra cosa. E qui dice, ognuno era preso da timore e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. Ma io questa mattina voglio continuare ad onorare Dio, ma voglio onorare qualcuno di voi. Tra virgolette, il mio successo è legato al tuo cuore. Se tu mi ami, io mi sento forte. Se tu preghi per me, io sono così spedito. Se tu qualche volta mi dici, apostolo, sto pregando per te. Apostolo, sto evangelizzando. Immaginate che noi stiamo entrando in un concircuito che prima o poi o me o te o un altro, alleluia, rilascerà guarigione fisica, gloria del cielo sulla terra. Perché, cari, a noi non interessa chi Dio usa questa mattina, ma l'importante è che Dio si usa di qualcuno di noi. Amen, alleluia. Ora, il timore fa prodigi, segni. Il rispetto produce un'azione. Amen, alleluia. Per favore, questo è il tempo di salire sul monte, come diceva Gabriella questa mattina. Dio senza Mosè sarebbe stato solo un fuoco muto. Ma perché ci sei tu? Perché ci stai salendo tu? Perché ci è salito Mosè? Quel fuoco ha parlato, alleluia. Cari, tu non hai bisogno di dire, ma il Signore mi benedice. Il Signore non solo ti benedice, ma fa pure di più. Ma quando vai nella sua presenza? Per ricevere quel mandato di gloria, perché quello aiuterà le persone intorno a te. Un'altra scrittura, qui è interessante, mentre uno è un peccatore puro, qui sono dei ciechi puri. Matteo 9, 28, 29 dice, quando egli fu entrato nella casa, quei ciechi si avvicinarono a lui. E Gesù disse loro, credete voi che io posso fare questo? Ed egli risposero, sì, attenzione a questa parola. Non si fermarono sul sì, ma dissero sì, Signore. E allora toccò loro gli occhi dicendo,
vi sia fatto secondo la vostra fede. Alleluia. C'è un abito che noi dobbiamo indossare quando andiamo nella presenza di Dio. Non possiamo andare, non fraintendete il mio dire, per favore, perché sono grande e macinato. Non si può andare con la gomma americana davanti a Dio. C'è un abito ed è quel timore di Dio, quel senso. Alleluia. Signore, io so che tu sei. Non mi devi convincere, anzi ti convinco io. Io so che tu sei il Signore vero. Gloria a Dio, alleluia. Smantellate quei muri di cemento in casa vostra, quella durezza di cuore, quella cecità spirituale che anne che la tollerate, quel peccato nascosto. Smantellatelo. Guardate Gesù che cosa dice a questi due ciechi. Credete voi che io posso far questo? Signore, è tempo che leviamo virgole, punti, leviamo tutti. A Gesù tutto è possibile. Alleluia. Non c'è un muro che può essere, che può fermare il braccio di Dio. Quindi non mi venite a dire non gliela faccio più, non so cosa fare. Probabilmente, alleluia, ti stai muovendo con una fede un po' ombrata. Questo è il tempo di camminare sulle acque. Proprio perché siamo nell'espressione più inquinata, più terremotata che ci possa essere, questo è il tempo che la Chiesa deve camminare nel soprannaturale, alleluia. Quando pregavamo, per favore non vi mettete a ridere, cercavamo i malati. E quando c'era un malato lo invitavamo a venire, non tanto ai culti, ma nella stanza. C'era così una convinzione dentro di noi che Dio poteva fare esattamente tutto e Dio tutto faceva. Voi dovete immaginare che facevano i pullman da Napoli per venire a partecipare ai nostri culti. E lì c'era un piccolo che dopo tanti anni è diventato ancora più piccolo. Ma la cosa bella è che quando tu ti rimpiccolisci davanti a Dio, alleluia, non sei tu che vivi, ma è Cristo che vive in te, alleluia. E la vita che vivi nella carne è piena della gloria di Dio. E quindi miracoli in tutte le maniere. C'è un uomo che viene dall'Inghilterra, sono 11 anni che la moglie lo bombarda e non si vuole battezzare in acqua. Sono venuti a Fiumicino per fare una settimana di ferie e all'albergo ha chiesto la chiesa ed è venuta. La prima sera che il marito è venuto, hanno deciso di frequentare la chiesa e rimanere 3-4 settimane. Dopo 3 settimane, mi ricordo, dice, pastore, io voglio essere battezzato in acqua. La moglie a momenti sviene. E io ho detto, ascoltami, proprio per il dolore e i sacrifici del tuo pastore, onora lui, ritorna in Inghilterra e fate battezzare da lui. Perché quando la gloria tocca la persona che hai vicino, non c'è muro che può reggere davanti al Signore, alleluia. E come dice il pastore Francesco, questo è tempo, alleluia, di gloria, non di bombe a mano umane, non servono a niente.
La gente deve entrare da quella porta e quando ne esce, alleluia, la deve memorizzare, perché questa non è solo la casa di Dio. Qui ci sono risorse di Dio che lo Spirito Santo vuole amministrare sulle vostre vite, alleluia. E allora è partita un'opera. Vogliamo aprire a Focene? Aperto a Focene. Vogliamo aprire all'Aprilia? Tac, aperta l'Aprilia. A Civitavecchia apriamo. Alla Dispoli apriamo, perché quando arriva la gloria c'è fuoco dentro di te, alleluia. E non sei mai stanco. I schiaffi, una sera un poverino, che adesso spero che sia andato col Signore, non al diavolo, mi prende davanti a più di 120 persone, mi sbatta con la testa addosso la vetrata. E io, anziché sentire un dolore, ho sentito una gloria che mi è caduta addosso e gli volevo dire: risbattimi un'altra volta. Ma non sto scherzando, una gloria, perché quella gloria ci voleva per frenarmi. Cari, quando Gesù è la pienezza della tua vita, il demonio cambia paese. Ma le tue prediche, i tuoi sogni, lo tengono sempre un po' a distanza, ma sempre pronto per colpire. È tempo di diventare piccoli, perché il Signore sia grande. Alleluia. Sia benedetto il nome di Dio. Alleluia. Vedo che il tempo è andato, ma prenderò ancora 5 minuti. C'è un'altra scrittura che voglio condividere con voi. Molti di noi, strada facendo, hanno iniziato ad agire con l'esperienza, la conoscenza, la fede, la chiamata, ma senza che se ne siano accorti, hanno lasciato Gesù in fondo. Ricordatevi che solo Gesù è la via. Non sei tu. Dio mi ha detto, Dio mi ha... No, Dio non ti ha detto proprio niente. Perché Dio non è un uomo che scherza. Quando lui parla, parla. Si è permesso di parlare una volta, alleluia, e in 6 giorni ha fatto un macello, ha cambiato tutto, alleluia. Perfino il cielo ha messo ordine. In 6 giorni, voi non potete immaginare, quando Dio parla, la tua vita viene scossa. E le persone che sono vicine a te, se Dio parla, se ne accorgono. Lo vedono che Dio ti ha parlato. Qualcuno disse nella Bibbia, anzi forse ce l'ho da qualche parte questo verso, e poi vi dico l'altro, eccolo qua. Ed essi dissero, non è lì la slide, si trova in Luca 24, 32, ma non la proiettate per favore. Ed essi dissero l'uno all'altro, non sentivamo forse ardere il cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci spiegava le scritture? Notate la parola che Gesù usa per la via. Sapete che cos'è questa parola? Dio ti vuole incontrare da solo. È stanco di trovarti sempre in confusione. Ti vuole incontrare da solo. Perché il vecchio sta ritornando nuovamente sulla tua vita. Attenzione che questa mattina sento questa parola da parte del Signore. Quindi il tuo cuore arde, oppure stai cercando un altro locale? Se fossero i locali a cambiare le vite delle persone, vi posso garantire che con la mia pazzia, perché ci vogliono i pazzi per fare le cose grandi di Dio, io costruirei un locale più bello di quello cattolico. Mi venderei parte della mia proprietà per costruirlo. Ma non è il locale, è il tuo cuore, alleluia. Quella è la chiesa che Dio ama.
Amen. E allora questa scrittura, e io vi consiglio, se il peccato ormai ti ha preso, peccatuccio, sai, c'è stato un tempo che si parlava di bugie nere e bugie bianche, peccatino e peccatuno. Gesù ha chiamato peccato peccato. Amen. Quindi per favore, se il peccato ti ha pescato, ti porterà nuovamente alla rovina. Questo è il tempo di ritornare a Gesù. Amen. Signori, questa è la parola di Dio in questi tempi. Non vi fate imbrogliare. E Gesù qui parla e dice, Giovanni 15:5, io sono la vite, voi siete i tralci, attenzione. Io sono, voi siete. Io sono, voi siete. E colui che dimora in me, nel quale io dimoro, porta molto frutto. Questa è la botta che Dio mi ha dato tanti anni fa sulla mia testa. Perché senza di me non potete fare nulla. Ci sono molti fratelli che stanno procedendo senza Gesù. Gesù mette paura se è vicino a te. Amen. Alleluia. Allora questa mattina, 56 anni che conosco il Signore, vi siete posto la domanda: come mai non mi sono sviato? Come mai non ho trovato un'altra moglie? Come mai non ho disonorato i miei figli? Perché il DNA di Dio era in me. Attenzione a questo che vi dico, questa è una chiave. La nuova nascita me lo ha risvegliato. Alleluia. E io non sono Mario Basile. Sono una nuova creatura. Per ora sono nella mischia. Siamo figli di Dio. Ma dice la Bibbia che un giorno ci scriveranno un nome. Alleluia. Sognate questa mattina, vi prego. Concludo per essere onoroso e rispettoso del tempo. Ma che cosa vi ho voluto dire? Santifichiamoci. Casa tua è in rovina? Ci stai provando? Inizia a piangere. Ma non per loro, per la situazione che si è creata. A chi, Signore? Ci vogliamo alzare, per favore. Vorrei umilmente che in questo momento nessuno si muova dal posto. E se mi volete aiutare, perché io possa aiutarvi insieme, contribuiamo, che Dio ci aiuti. Siate onesti per voi, come state veramente? Se sei un peccatore, ti ho dato la soluzione. Se stai camminando da solo, ti ho detto che bisogna tornare a Gesù. Perché senza di Lui non possiamo fare niente. Alleluia. Guardate le mie mani, per favore. E vorrei pregarvi che nessuno di voi mi sia d'ostacolo in questo momento. In amore, e vi ringrazio. Mettete le mani così, tutti quanti, occhi chiusi. Padre Santo, siamo arresi nella Tua presenza. Non abbiamo titoli, non abbiamo pretese, ma abbiamo il Tuo DNA, abbiamo il timore. Facci essere come a Te,
perché vogliamo onorarti. Spirito Santo, sciogli quei nodi che da anni non si riescono a sciogliere. Allontana da noi tutto quello che disonora per noi e per te, e liberaci nel nome potente di Gesù. Amen e amen. Dio vi benedica. Francesco. Alleluia, Signore. Gesù. Alleluia. Molti anni fa, il Signore mi fece fare una preghiera che ha portato tanto successo. Alleluia. Per favore, riportiamo i nostri occhi chiusi. Benedici questa mattina, Signore. Quello che altri non hanno benedetto. Benedici questa mattina i sogni che abbiamo, Signore, per il Tuo regno. Benedici la chiamata, Signore, che Tu hai messo nelle nostre vite. Benedici, Signore, quel progetto che abbiamo di aprire nuove chiese, di aprire le nostre case. Fa che ogni casa, Signore, sia un altare dove Tu possa mettere il Tuo profumo. Benedici, Signore, il territorio dove noi camminiamo, le persone che conosciamo. Benedici, Signore, questa mattina, anche in un modo particolare, dove noi siamo falliti, dove noi, Signore, abbiamo inciampato. Cancella quel ricordo e fai prosperare. È quello che sento forte nel mio cuore. Sono molto rispettoso verso Dio nel dire Dio mi dice, ma sento questo forte nel nostro cuore. È tempo che la nostra mente sia totalmente conquistata dallo Spirito Santo, che siamo guidati dallo Spirito Santo per essere condotti non dove noi pensiamo, vogliamo, ma dove Dio vuole. Perché, cari, questo è tempo di gloria. Ungi, Signore. Ungi, Signore. Fa che la brace del cielo cade su queste vite questa mattina. Che le nostre mani siano unti di olio profumato. Aiuta, Signore. È scritto che Tu sei il pronto soccorso. Grazie, Signore, perché da qui alle prossime settimane molte vite, Signore, torneranno, alleluia, a ondeggiare nella Tua presenza, alzando mani pure, guardando i propri figli senza Cristo e pregando, perché Tu sei l'Iddio delle famiglie e a Te vogliamo dare tutta la gloria questa mattina nel nome potente di Gesù. Qui, se volete, fate veramente un forte applauso.